Per respirare l'aria vera di Ancona bisogna passeggiare per il suo porto. Porto che è nel contempo cuore commerciale, turistico, ma anche storico e artistico della città. Un porto che fu voluto addirittura dal grande Traiano di ritorno dalle sue vittoriose campagne in Dacia. L'imperatore lo commissionò al più grande architetto del tempo, Apollo d'Oro di Damasco, e gli anconetani gliene furono così riconoscenti da erigere in suo onore uno splendido arco trionfale. In effetti, il porto di Ancona oggi rappresenta il fulcro del traffico turistico di tutto l'Adriatico centrale ed è punto di partenza e arrivo per milioni di passeggeri l'anno. Ma è anche sede di prestigiosi cantieri navali e importantissimo scalo commerciale, naturale erede di una posizione geografica che l'ha reso per secoli luogo ambito dalle tante dominazioni che hanno costruito la sua storia. Una storia possente e tormentata, conclusa con i devastanti bombardamenti dell'ultima guerra che misero in ginocchio la città, la quale però seppe reagire ancora una volta e ricostruire, oltre a moli e palazzi, quell'antica identità che l'aveva orgogliosamente fatta emergere fra i territori dell'importante mare Adriatico. Molti dei più importanti monumenti della città sono situati proprio all'interno dell'area portuale, a cominciare dallo spettacolare Lazzaretto, un'imponente costruzione pentagonale, costruita, come tante altre opere della città, dal grande architetto napoletano Luigi Vanvitelli, il costruttore della mitica Reggia di Caserta. L'edificio, chiamato proprio in suo onore Mole Vanvitelliana, fu iniziato intorno al 1733 e spicca all'estremità più interna del porto. È completamente circondato dall'acqua, dal momento che nacque come luogo di cura e quarantena, anche se nel tempo assunse sempre più una funzione commerciale. Nel grande cortile interno, al cui centro spicca il tempietto di San Rocco, si affacciavano antichi magazzini che oggi sono diventati un affascinante ambiente cittadino per ospitare prestigiose mostre e rassegne d'arte di livello internazionale. Accanto al Lazzaretto un altro grande arco ci ricorda antiche dominazioni. È la Porta Pia, realizzata sul finire del Settecento da Filippo Marchionni. Di stile tardo barocco, fu dedicata a Papa Pio VI e costituiva uno sfarzoso ingresso cittadino. Sull'altro lato del porto due grandi archi ricordano ancora grandi personaggi. Quello detto Clementino, dedicato a Papa Clemente XII e realizzato in pietra d'Istria, e l'arco di Traiano, eretto, come dicevamo, dagli abitanti in onore dell'imperatore che aveva donato il porto alla città. Sempre sul porto poi si affaccia la Loggia dei Mercanti, il più insigne monumento civile della città e simbolo stesso della sua antica vitalità commerciale. Nacque fin dal 1392 per volere del Consiglio degli Anziani come luogo di esposizione e contrattazione delle merci che affluivano copiose in città via mare. Solo nella metà del 400 però venne commissionata a Giorgio da Sebenico, con un compenso sembra molto alto, una nuova facciata. L'artista progettò un'iconografia laica in cui spiccano le virtù del buon mercante cristiano: la speranza, la fortezza, la giustizia e la carità. La facciata, dopo un grave incendio, fu poi arricchita nel 1556 da Pellegrino Tibaldi, che aggiunse i tipici mascheroni manieristi che si ammirano ancora oggi.